ringraziamo per un sostegno importante che ci ha dato oggi il consiglio. Dici te Giulio, cosa hai fatto per noi oggi il consiglio? Sì, Edoardo mi ha rappresentato il problema delle discriminazioni e degli atteggiamenti vessatori che molti ragazzi subiscono sia sugli ambienti di lavoro che sugli ambienti sportivi o ambienti comunque frequentati dai giovani, quanto molti adulti, molti datori di lavoro accusano i ragazzi di fare uso di sostanze stupefacenti e per questo motivo li discriminano nelle associazioni sportive, quindi magari nell'attività sportiva, addirittura li licenziano o magari quando si fanno i lavori di PR nelle discoteche vengono allontanati da questo motivo. Allora io ho chiesto all'assessore alla salute e al sindaco di attivare una campagna di informazione per tutti i giovani per far sapere che è possibile andare dal medico di famiglia, farsi fare una ricetta e con questa fare l'esame tossicologico dei capelli e del sangue gratuitamente. Quindi è bene che tutti i ragazzi lo sappiano, avete uno strumento per difendervi, per rigettare con forza l'accusa di fare uso di sostanze stupefacenti in maniera gratuita. È bene che tutti sappiano quali sono i loro diritti per affermarsi nella società, nel mondo del lavoro, nel mondo sportivo e perché nessuno possa accusarvi di cose che non fate. Ti ringraziamo Giulio. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, dopo l'interrogazione che abbiamo fatto in consiglio comunale con il consigliere Gallera, anche l'assessore Terzi, fin dall'inizio nostro sostenitore di questa campagna, si è preso l'impegno di portare in giunta comunale, dove ci sono tutti gli assessori, il nostro problema, la nostra richiesta, e domani saremo con l'assessore alla salute Landi di Chiavenna del Comune di Milano per poter portare le nostre proposte, le nostre richieste e sentire le sue risposte. Ci vediamo domani allora.